Eder, Mech, Pallister. Gentili ascoltatori, buona serata da Senzialocchi. Conobbi l'uomo delle stimmate, che è stato il mio maestro, quello che mi ha insegnato a me le pratiche esoteriche, il commianto Nocchi Fagliero, una mattina mentre stavo a Santa Severa a fare l'autostop per ritornare a casa. Lui andò avanti, fermò la macchina, rigirò, mi diede un passaggio e mi accompagnò a Civitavecchia. Da lì è nata una profonda amicizia che si è tramutata nel tempo, e poi lì ho imparato, lui mi ha insegnato le pratiche esoteriche che adesso mi hanno fatto diventare uno dei sensitivi più in vista del panorama italiano. Ma io tutta questa mia notorietà la devo a quest'uomo, Nocchi Fagliero, nato a Sarteano, che prima era un monaco e poi è diventato un occultista, ma un occultista a livello mondiale, perché questa persona ha fatto veramente del bene a tanta gente e ha risolto tantissimi casi. Non ha avuto la fortuna di conoscere una persona come Eder, che lo ha pubblicizzato, che lo ha aiutato a farsi conoscere di più, però diciamo è stata una persona veramente capace. È morto da qualche anno, però questo video, siccome ogni una volta all'anno, sempre la settimana santa, lo stesso gli venivano queste che io ritengo stimmate, come la foto, la crocetta che si vede sopra al pugno della mano, una volta all'anno a questa persona, questo amico Nocchi Fagliero, gli venivano appunto queste stimmate, sempre il periodo pasquale e sempre la settimana santa. Io ho voluto fare questa sera questo video per ricordare alla sua memoria un grande uomo che è stato prima monaco e dopo grande esoterista, una persona veramente con gli attributi, che riusciva a fare cose veramente veramente, dalle purificazioni, tantissime cose faceva. Comunque, ecco, vi ripeto, questo è un video che io voglio questa sera fare alla sua memoria, ricordando appunto quelle stimmate che lui ogni anno la settimana santa gli venivano sulla mano. Di nuovo amici, un buon proseguimento di serata a voi tutti dal Sensitivo Alocchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.